Cinezoneer e bentornati sul canale dei Dementis, o benvenuti se è il vostro primo video che vedete da noi. Questo è Renaissance Kingdom Wars, di cui ci è stata gentilmente fornita la key dai suoi sviluppatori e da Keymailer. Abbiamo già selezionato il nostro linguaggio principale, che sarà l'italiano, e già il fatto che ci sia l'italiano, secondo me, è un plus. Ovvio, non è una cosa da qui che determina il comprare o non comprare un gioco, ma è un plus il fatto che ci sia l'italiano. Penso che sia tradotto con Google Traduttore o con qualcosa di simile, perché ci sono diverse cose che le vedremo, ma non tornano tanto nelle traduzioni, però intanto è qualcosa. Allora, intanto tutti i pulsanti hanno una spiegazione, l'uscita è "questo non è il bottone che stavi cercando, mi piace molto", devo dire, è una battuta vecchia, ma è sempre molto carina da vedere. Le opzioni per grafica, sonoro e settaggi di gioco, e non sono delle opzioni incredibili, ma appunto, ad esempio, la cosa peggiore di questa cosa delle opzioni è che non c'è una finestra senza bordi o un vero full screen, dato che comunque posso andare fuori dallo schermo col mouse, se ho un doppio schermo ovviamente, e questo purtroppo causa diversi problemi quando poi sei sul campo da battaglia, perché posso muovermi a sinistra quanto voglio, ma a destra devo fare attenzione a come metto il mouse. Poi ovviamente c'è cooperativo, addirittura c'è il multigiocatore, quindi insieme ad un amico puoi fare le battaglie. Sandbox, ti fai una campagna come cazzo ti pare. Mentre la campagna è quella che andremo a fare. Appunto, noi proveremo un po' di campagna, praticamente quindi il tutorial andremo a provare. E cos'altro posso dire? Come vedete già c'è qualche problema qui. Nelle text box, perché con l'italiano non sono state scalate abbastanza bene come dimensione e taglia un pezzo della frase. Gioca ad una grande campagna basata su una storia storica, appunto, iniziando nei panni di un umile signore della guerra mercenario, e fatti strada tra i ranghi della tua nazione per rivendicare il manto di re. Nuovi regni giocabili con le proprie campagne narrative e unità uniche, il gameplay devono essere aggiunti periodicamente. La campagna. Fine. Non sapremo mai cosa c'è scritto, a meno di non cambiare il linguaggio. Posso vedere effettivamente se con un altro linguaggio è ottimizzato bene. Ok, vedi? La campagna autosalva costantemente. Va bene. Rimettiamo l'italiano. Campagna. Allora, chi vogliamo prendere? Io quasi quasi metterei difficoltà battaglia facile, perché noi siamo... Io sarò assolutamente incapace nelle battaglie. Io sono un amante degli strategici, ma faccio schifo nelle campagne, nelle battaglie in tempo reale. Quindi sarà una cosa molto divertente. Però mettiamo media e media, così vedete un po' tutto. Direi che questo signore con il caschetto e questo barbone mi ispira molto come avatar. Penso che prenderemo il signore col caschetto e il barbone, sì, sì, sì. Ce n'è tanti. Vabbè. Regno di Francia? Beh, Regno di Francia direi che potrebbe anche andare bene, no? O vogliamo partire in Italia? So già che non c'è Arezzo e mi dispiace, quindi la cosa. Però potremmo provare a partire in Italia. Con il Regno di Napoli. Probabilmente il Regno di Napoli potrebbe essere più facile, in teoria. Cioè, preferisco affrontare Napoli rispetto alla Francia, no? Penso. King Nick ha rinnovato per 3 anni, attenzione, attenzione. Mi si sente, vero, King Nick? No, perché OBS stava facendo delle bizze e preciso oggi non ho il modo di riascoltarmi la live. Perfetto, ottimo. Grazie mille per aver rinnovato per 36 mesi, mamma mia, mamma mia. Allora, dai, facciamo il Regno di Napoli. Proviamo a espugnare Napoli in questa campagna. Secondo me potrebbe essere più facile che partire in mezzo alla Francia, ma penso. Iniziamo, dai. La partita che ho provato l'ho provata con la Francia, e almeno a quello che ritenevo essere la fine del tutorial vero, dovrebbe essere abbastanza buono. In un periodo di instabilità politica, il Regno di Napoli cerca di mantenere la propria indipendenza in mezzo alle complesse rivalità delle potenze europee, ricche di cultura e storia. È vero. Non è medioevo, è rinascimento, King Nick.
Lottando per preservare la sovranità contro le ambizioni straniere, Napoli riuscirà ad affrontare con successo la politica italiana e mediterranea o diventerà un campo di battaglia per gli interessi degli altri? 1510. Parte nel 1510 questo gioco. Come capitano mercenario al servizio del tuo re, espandi la tua banda di fratelli e rivendica il tuo primo villaggio. Scali i ranghi del regno ed espanditi con cautela, ma fai attenzione ai signori rivali all'interno del tuo regno finché non sarai abbastanza forte da combattere per il trono. Non credo che arriveremo a combattere per il trono in questo video. Però sì, appunto, 1510, che quindi posso anche capire perché non c'è Arezzo. Perché Arezzo nel 1510 penso fosse al suo minimo storico quasi come importanza, purtroppo. Benvenuto, Milord. È aprile, anno di nostro signore 1510. Sei un capitano mercenario senza terra, accampato con il tuo piccolo gruppo di compari d'armi appena fuori dalla capitale del regno. Nei tuoi anni di servizio hai guadagnato un po' d'argento e abbastanza fama per catturare un piccolo villaggio e rivendicare il tuo primo titolo. Ma per farlo dovremo prima reclutare alcuni mercenari. Smontiamo l'accampamento e... tocca fare così. Viaggiamo verso una frazione vicina. Sì, eravamo sotto Firenze. Era sotto Firenze Arezzo nel 1510. Ma soprattutto non era un periodo bello anche sotto Firenze per Arezzo. Quindi non ci eravamo ancora ripresi tanto. Lasciaci andare, mio fedele amministratore. Preparate il campo, ragazzi. Lasciaci andare, mio fedele amministratore. Allora. Oh, siamo vicini a Manfredonia. Penso che Manfredonia sarà il nostro primo villaggio, allora. Destro del mouse per spostarsi in un borgo vicino. Reclutiamo a Manfredonia. E poi l'attacchiamo. Giustamente. Reclutiamo i suoi abitanti e poi... ah, ti abbiamo tolto tutto. Fermiamo un attimo il tempo perché non voglio leggere e far passare il tempo. Gioco? Vabbè. Ci stiamo avvicinando ad un villaggio, Milord. Puoi reclutare mercenari in un qualsiasi villaggio o in grande città dei tuoi regni o di quelli alleati. Tieni presente che le grandi città e le frazioni hanno diverse opzioni di reclutamento. Il tuo esercito deve avere sia unità militari che di supporto, come carri trainati da cavalli, contadini e bestiame. Verissimo. Speriamo di aver risparmiato abbastanza argento. Reclutiamo un'unità da questo menu qui. Cosa prendiamo? Direi un archibugiere, no? Perché no? Oppure prendiamo la Sicilia, la roba siciliana, o una mucca. No, prendiamo... ah, questi sono picchieri? No, mi fanno schifo i picchieri. Ho visto che non sono un granché. Prendiamo un archibugiere. Vai, abbiamo un archibugiere. Ben fatto, Milord. Scegliamo un villaggio da catturare adesso. Sequestrarne uno dal nostro regno ti renderà un fuorilegge, ma consentirà la gestione immediata senza penalità di felicità. Col tempo potremo riparare i rapporti con il nostro re. Se dovessimo invece catturare un villaggio nemico, saremmo costretti ad aspettare mesi a causa dei disordini. Scegli qualsiasi villaggio per attaccare, Milord. Per combattere. Cosa? Sceglierò un villaggio da attaccare. Beh, perché non attaccare Manfredonia a cui abbiamo appena tolto degli uomini, no? Proviamoci, dai, proviamo subito l'attacco. Attacca la cittadina. Manfredonia. Non mi sembrano messi male male, in realtà. Noi siamo messi peggio. Quanto siamo messi? Siamo messi abbastanza male, direi. Combatti. Prendiamo il nostro boccale da rinascimento. Il bestiame genera risorse dentro le tue città. Quell'esercito genera risorse solo durante la modalità battaglia. Ci sta. Puoi far Vabbè. Possiamo far presidiare la nostra città dall'esercito. Battaglia di Manfredonia, regno di Napoli, primavera 1510 avanti... avanti Cristo, anno domini. Anno di nostro signore. Il nostro esercito è un po' piccolo, devo dire, per catturare una città. Allora, signore, dici. Milord, il villaggio nemico è più avanti. Ahimè, prima di caricare, suggerisco di gestire il nostro accampamento militare. Imposta i tuoi contadini a massacrare polli per nutrire le tue truppe. Addestra soldati aggiuntivi nel tuo municipio. Puoi anche costruire edifici per ottenere risorse aggiuntive o per curare i feriti. Dobbiamo costruire prima il nostro accampamento o assalire il nemico. Lavoreremo al campo. Dai. Giusto per vedere come si fa. Perché in realtà non è così necessario lavorare al campo, visto in battaglie successive. Probabilmente se la battaglia si protrae molto a lungo, sì. Ma in questi iniziali dove sei quattro gatti, non così tanto, devo dire. Incarica il contadino di macellare il pollo. Vedi, c'è il contadino che è fermo. Quindi possiamo dire, assegna
Macella il bestiame. Ottimo. Dobbiamo treno milita nel municipio, cioè train milizia in municipio. Addestriamo una milizia. Sicilian Militia. Là. E dobbiamo costruire un edificio su un terreno. Cosa vogliamo costruire? Menu di costruzione, io costruirei l'erborista. Perché in teoria dovrebbe riuscire a curarci la popolazione. Io ne farei anche... farei anche un arciere napoletano. No? Mi sembra giusto. Come vedete qui, neanche sono stati tradotti le unità italiane direttamente, quindi grazie. Formazione 60%. Di qua quanto gli manca? Di qua gli manca parecchio, dai. Velocizziamo il tempo, cosa che ancora non ci ha insegnato il gioco, ma c'è. Possiamo velocizzare il tempo. Loro stanno massacrando il bestiame, così non moriremo di fame, forse. Loro le mettiamo qui. Però non capisco come dovrei... oh, così? Ok, ho capito finalmente come disporre le unità. Beh, visto. Si capiscono tante cose giocando. Non ci avevo provato finora a disporle in quel modo. Ok, l'edificio l'ha fatto, la milizia l'ha fatta. Perché non mi sta passando la nuova cosa? Mettiti così. Devi scomparire e recuperi possum che stai entrando in facoltà. Ti insegneranno della battaglia di Manfredonia. Milord, siamo pronti ad ingaggiare il nemico. Questa dovrebbe essere una battaglia facile. Tieni semplicemente le tue truppe da mischia davanti e le truppe a distanza dietro. Fai doppio clic con il pulsante destro del mouse per ordinare alle tue truppe di scappare. Prova ad utilizzare le formazioni di gruppo, le icone nella parte superiore dello schermo, che dovrebbero essere queste qui. Assicurati la vittoria catturando la bandiera nemica o sconfiggendo le sue truppe. Procediamo con cautela, uomini. Allora, prendiamo tutte le truppe e buttiamole quindi di qua. Se faccio così... oh, me le mette tutte in... tutte schierate così. Speravo che mi mettesse 2-2. Vabbè, intanto facciamo avanzare, poi vedremo qui come sono messi loro. Comunque, come vedete, per riuscire ad andare a sinistra sono a posto. Se voglio andare a destra, avendo il doppio schermo e avendo il secondo monitor sulla destra, è un casino. Posso usare le freccine direzionali, però è triste usare le freccine dimensionali per queste cose. Dove sono le forze nemiche? Non c'è nessuno? Dove siete? Mettiamoci così. Poi diciamo a loro di attaccare. Non so se sta funzionando e quindi fermiamo il tempo. Archibugeri, attaccate. Poi fammi rimettere il tempo a 1. Perché non mi fido. Attaccate, vi avevo detto. Anche voi attaccate. Ho solo una unità da mischia? È un po' una tristezza. Ho i cannonieri manuali che... l'altra volta li ho provati, mi sembra che facciano abbastanza schifo, devo dire, in realtà. Questi ne stanno prendendo in una maniera assurda. La mia unica unità da mischia, ovviamente... mia unità da mischia, provate ad andare a picchiare quelli a distanza da molto lontano, cioè, molto vicini. Anche se riuscissi a uccidergli questi, non sarebbe male. Bene, perfetto. Loro sono in rotta, quindi... è che guarda là, ce n'hanno parecchi di qua ad aspettarci, purtroppo. Vinciamo questa battaglia a distanza, dai. Prima che arrivino questi, magari. Oppure cercate di attaccare questi. Cercate di farli fuori prima che ci arrivino in faccia. Ottimo. Tutte le nostre truppe di mischia sono morte di già, quindi ottima cosa. La nostra strategia ha funzionato, devo dire. Però in realtà anche la sua non se la sta passando tanto bene. Dovremmo essere un po' più forti, perché lui ha solo milizie contadine. Perfetto. Là. Oh, una nostra unità di arcieri è esplosa. Ma abbiamo ancora gli archibugeri che sono... dovrebbero essere superiori, spero... ai suoi cosi, ai suoi arcieri. E ora aspettiamo.
Magari attaccate questi che sono già un po' più danneggiati. Perfetto, ora attaccate questi. Sono morti veramente come mosche quegli arcieri, devo dire. Quelli che erano già un pochino danneggiati sono veramente esplosi. Dai però, su. Quanto vi ci vuole? Vedi, è questo che non mi piace di delle battaglie in tempo reale. Che non capisco mai se sto effettivamente facendo danni o no. Posso selezionare la loro unità. Stanno perdendo vita? Sembrerebbe di sì. Sì, direi di sì. Morite in fretta, vi prego. Formazioni, vediamo. Formazione stretta contro le unità da mischia. Cavallo, cavalleria. Non c'è una cosa che dice meglio contro quelle da lontano. Dovremmo aver vinto, perché non penso che abbiano altre unità a loro, no? Devo buttargli giù il municipio per forza? No, infatti. Abbiamo vinto! Abbiamo conquistato Manfredonia! Quelli che di voi sono di Manfredonia che stanno guardando questo video, siete contenti di essere sotto al mio dominio adesso? Al dominio mio e della mia sgangherata banda di mercenari? Spero di sì. Perché non ho intenzione di andarmene. Allora, mappa mondiale, torniamo di qua. Così vediamo anche la parte gestionale del gioco. Perché nel momento in cui acquisisci un villaggio, devi anche gestirlo. C'è anche la diplomazia e cose del genere. Conquistiamola. Altri signori della mia nazione possono attaccarci, ma essendo a Napoli, io non so quanti signori ci sono effettivamente qui nel regno di Napoli. Penso meno che quelli francesi. La tua prima vittoria ti farà ottenere una pace di terra da chiamare casa. E con questo il tuo primo titolo. Dall'umile passato da mercenario hai iniziato il tuo ascendimento attraverso la gerarchia del regno. Sì. Ora che ti sei affermato come proprietario terriero, costruisci il tuo umile villaggio in una fortezza. Raduna i tuoi eserciti e continua ad espandersi. I tuoi compagni signori non ti prenderanno sul serio finché non avrai almeno 3 villaggi. Alla gloria! Ok, come vi dicevo prima, sicuramente è stato tradotto con Google Translate o a mano da uno che non sa l'italiano, decisamente. Non so quale sia peggio o meglio. Milord, il borgo è tuo. Ahimè, la tua posizione presso il re è caduta a causa delle tue azioni ostili. Il re ti ha proclamato ribelle fuori legge. Per risolvere questa situazione, invieremo un dono d'argento al nostro re. Se non lo facciamo, altri signori del regno ci distruggeranno rapidamente. Consultiamo il nostro cancelliere, schermata diplomazia. Okay. Mi inginocchierò, preparate i regali. Diplomazia. Andiamo dal nostro caro amico re. Che non è lui però, sì. Il re Luigi di Taranto? Penso di sì. Sì, è lui. Perfetto, quindi. Doniamogli 630 d'argento, così questo pezzente smette di lamentarsi. Milordi, il re ci dà di nuovo il benvenuto nell'ovile. Ora approfittiamo dell'abilità speciale Tempo Personale e visitiamo il tuo villaggio appena acquisito per costruirlo. Il Tempo Personale ti consente di costruire la tua città e i tuoi eserciti molto rapidamente, tuttavia questa capacità è limitata a pochi minuti al mese. Seleziona la tua città, entriamo e costruiamo. Costruiamo questo borgo. Allora, selezioniamo la nostra città e possiamo quindi entrarci. Abbiamo 11 minuti di tempo. Strano perché in realtà le prime volte che entravo nel villaggio con la campagna francese avevo tipo un minuto. Non sapevo infatti, cioè avevo la fretta di fare le cose. Oh, questo è il nostro bellissimo villaggio. Fiorente, sta proprio brulicando di vita. Siete contenti voi di Manfredonia? Bella è la vostra città. La città ti dà il benvenuto, milord. Ahimè, vostra signoria ha solo pochi minuti di tempo personale per gestire questo villaggio e me li stai facendo anche sprecare tutti a parlare. Non posso stopparlo. Inizia facendo sì che procedi con la costruzione. Zittati. Non esaurire il mio tempo personale. Allora. Ah, devo aspettare che mi dia i cosi. Che mi dia gli obiettivi. Allora, a destra due contadini. Incarica il contadino di tagliare la legna nel municipio costruisce una miniera d'argento su un terreno. Manda un contadino alla miniera d'argento. Incarica il contadino di macellare il pollo. Dobbiamo fare un sacco di cose. Allora, intanto dobbiamo dire a questo contadino di
fare la legna. Lo sta già facendo. Quindi fallo. Poi al municipio dobbiamo addestrare due contadini. Che possiamo fare con cibo, che non abbiamo. E cittadini. E quelli ce li abbiamo, per fortuna. Però possiamo fare solo un contadino al momento, perché abbiamo poco cibo. Quindi io in realtà direi di mettere questo caro contadino qui. A a macellare il bestiame. Quindi macelliamo il bestiame. Poi vediamo se possiamo costruire una miniera d'argento. Non penso di avere abbastanza cose. Capanne cacciatore, miniera d'argento. Sì, invece ce l'ho, 140 di legno. Con la miniera d'argento guadagni soldi. Sì, sostanzialmente è quello. Ok, l'altro è fare un altro coso. Manda contadino la miniera d'argento. Va bene, dobbiamo solo aspettare che faccia questo cibo. Sperando che lo faccia, perché effettivamente vedo che sta calando in realtà, più che salendo. Ciao Ninfeal, buonasera. Mettiamo anche questo contadino qui a macellare bestiame. Perché mi sembra che non ce la stiano facendo. Oh, bene, ora è aumentato. Quindi possiamo fare il terzo contadino. E con il terzo contadino possiamo finalmente completare la missione, praticamente. L'obiettivo era quello. Perché dopo il terzo dobbiamo mandare nella miniera d'argento e il secondo dobbiamo mandare a tagliare la legna. E qui abbiamo le nostre milizie. Queste dovrebbero essere proprio le milizie della città, non quelle che abbiamo nell'esercito. Infatti, ad esempio, non vedo i miei archibugieri. Che ci hanno fatto vincere la scorsa battaglia, praticamente. Ah, lui sta facendo. Oh, lui non sta lavorando. Cosa ho fatto? Selezionare le cose non è così facile. Vabbè, però fammele fare le cose tu. Dovresti sapere che ogni città e persone degli eserciti hanno un limite di risorse personali. Puoi aumentarlo costruendo un magazzino o avendo carri a cavallo nella città o negli eserciti. Quando entri in una battaglia o la gestione di una città, puoi prendere risorse sufficienti alla tua memoria globale solo quanto consentito dal limite delle risorse locali. Quindi se noi abbiamo 4.000 d'argento come abbiamo fuori dalla mappa, qui dentro ne possiamo portare solo 300. Grazie per l'aiuto. Tu vai nelle miniere. Dove sono? Miniera d'argento. Ovviamente. Che gioco è? Si chiama Renaissance Kingdom Wars. Stavolta l'ho detto quasi bene, dai. Finora sto dicendo Renaissance. E è un giochino di strategico, gestionale e con battaglie in tempo reale. Tu, vai a tagliare legna. Ah, ok, ci ha dato una nuova missione. Costruiamo un fienile. Granaio, perché ovviamente fienile e granaio viene tradotto. Mi viene il francese più naturale, vedi? Renaissance. E poi dobbiamo fare 3 polli nella nostra stalla e dobbiamo anche costruire il magazzino. Abbiamo abbastanza, non credo proprio. Non abbiamo sicuramente abbastanza cose, abbastanza materiali per fare anche il magazzino, che non è in questo menu qui, è in questo. Sì, 180 di legna, a voglia. Tu vai via. Andate via, arcieri. Non capisco perché ti debba far vedere per forza le truppe quando sei qui tranquillo nella tua città, però va bene. Facciamo questi 3 polli. 1, 2, 3. Perfetto, così abbiamo Torchic anche qui. Oh, Torchic ci segue ovunque. Il problema è che qui dobbiamo massacrare i polli, quindi non sono sicuro di volerlo chiamare Torchic. Dopo non vorrei cosarlo, non vorrei massacrarlo, non vorrei mangiarlo. Allora, qui ce n'è... Sì, ci sono loro che stanno massacrando. Devo anche creare un carro traneto da cavalli. Sicuramente è nel magazzino che si fa il carro traneto dai cavalli. Il problema è che non... Come vedete, come vi ho detto, nelle altre lingue non è ottimizzato benissimo. Non dimenticare che puoi potenziare la maggior parte dei tuoi edifici. Ogni livello aumenta la produttività dei tuoi edifici del 50% e le forze armate potenziate producono unità più forti. Per ottenere piloti edificabili devi migliorare il livello dei tuoi borghi sulla mappa del mondo. Proverò ad aggiornare l'edificio adesso. Però non mi ha fatto finire queste missioni qui.
Non me l'ha fatto fare il magazzino. Va bene, gioco. Penso che sia più... Demolisce l'edificio del finile, ma anche no, guarda, a sto punto io questo lo tengo, non faccio il magazzino. Costruisci muri di palizzata sull'otto delle mura, perché c'è proprio la scritta mura qui, e ti fa appunto tutto il forte, tutte le mura di legno intorno alla città. Migliora la sala delle adunate a livello. Ok, quindi devo fare anche la sala delle adunate. La sala delle adunate, non mi ricordo quanto serviva. Troppo. No, devo fare per forza il magazzino, che sennò non riesco a fare la sala delle adunate. Però penso di aver preso una città abbastanza grande che non devo in realtà demolire niente. Ok, devo prima fare il magazzino, così posso fare la sala delle adunate, perché gli serve più di quanto posso tenere senza magazzino. Bastardi maledetti. Costruisci... Ah no, ok, il magazzino lo possiamo fare già. Mi sembra fosse 300, ora mi ero confuso un attimo. Quindi facciamo il magazzino. Nel frattempo... Ma vabbè, non ha senso fare un altro contadino, dai. Abbiamo tutto. Teniamoceli questi 5 cittadini. Che non sembra che crescano tanto alla svelta, se non mi ricordo male. Quindi cittadini teniamoceli, non facciamo truppe a caso. Dopotutto dobbiamo conquistare il regno di Napoli. Le musichine sono belline, devo dire. Sono in città, sono abbastanza rilassanti. Spero che le sentiate. Le musichine sono abbastanza rilassanti in città, in battaglia ci stanno. Sono abbastanza pompate. Vediamo, abbiamo fatto il magazzino, sì, ma ancora ovviamente non abbiamo abbastanza legname per metterci a fare mura o altro, quindi velocizziamo al massimo. Anzi, fammi mettere questi qui anche loro a fare legna. Ok, le senti un po' te che sei in pullman, c'è confusione della gente che canticchia, quindi penso che si senta abbastanza per chi non è in un ambiente così tanto invasivo. Dai, però, ce la potete fare. Ok, 2,40 non è ancora abbastanza, direi. Per fare le halls. Non è questo il menu, è questo. Non è vero, non è questo, è questo. Mastering Hall è 3,60 di legno e 300 di pietra. Quindi, dai, dai, contadini, lavorate, tagliate questi alberi. Su. Su, contadini. Su, ce la potete fare. Oh, perfetto. Posso rimettere un attimo la velocità. Mettiamola per 2, perché tanto comunque devo tornare subito a 300 per fare le mura. E le mura le voglio fare assolutamente, perché le mura servono. Sono proprio il simbolo dell'ancien regime, vedi? Contadini, lavorate. Ma io per ora sono solo un signorotto locale che ha conquistato Manfredonia perché era lì vicino. Poi il bello è che prima ho reclutato soldati da Manfredonia e poi li ho fatto attaccare alla loro stessa città. Grande. Ok, una nuova struttura è pronta. Vogliamo farle il carro da tiro? Non ne sono sicuro in realtà. Buah, non mi interessa. Non siamo ad un livello, penso, in cui servono i carri da tiro. Non dobbiamo avere delle linee logistiche così ampie per andare avanti. Dai, su. Su, contadini, portatemi della legna. Dobbiamo costruire queste mura e far vedere ai nostri signori rivali che siamo forti quanto loro. E che è meglio che non ci attacchino. Su, però. Su. Ok. 300 per le mura. Ah, poi devo anche migliorare questa. Altri 150. Ma è tutto legna. Vogliono solo legna per fare questa cosa. Guarda, togliamo anche la. Togliamoli anche qui dalle miniere d'argento. Mettiamo tutto a fare legna. Tanto ho capito che vogliono quella. Vuole quella in questo momento il gioco. Non volevo. Non volevo. No, no, no. Devi. Vai a legnare te. Esatto. E siamo infatti praticamente un capitano di ventura del 500 noi. Perché siamo nel 1510, quindi più o meno siamo lì.
Ok, 185 di legna, quindi miglioriamo questa. Nel frattempo, l'animazione delle mura che viene fatta è molto bellina. Guardate, ma bellino che è guardare le proprie mura che salgono in questo modo. È come il fare su Civilization la grande muraglia cinese, giusto perché c'era l'animazione soprattutto nel 5 e nel 4, mi sembra soprattutto. C'era proprio tutta l'animazione delle mura che crescevano su tutti i confini, era bellissimo. Nel 6 non mi ricordo se c'è. E ora che ci penso non sono sicuro che ci fosse neanche nel 4. Sono sicuro che nel 5 c'era. Allora, la Mastering Hall l'abbiamo migliorata. Dobbiamo costruire la mole palizzata, la sala delle adunate. In realtà dovremmo essere quasi a posto. Ma se io la facessi una armata un pochino più bella? Tipo questa, dai. Sicilian Bowman, no. Cannoniere manuale, no, mi fanno schifo. Uomini d'arme di Napoli. Unità primaria d'attacco in mischia degli uomini. Ci sono anche gli elfi, quindi. Molto efficiente contro la fanteria a lungo raggio e i picchieri. Efficace contro la fanteria con spada, mediocre contro la cavalleria. Ma facciamo questi, dai. Facciamo una di queste. Al massimo la teniamo in città per sicurezza. Visto? Hai azzeccato l'epoca quasi senza indizi. C'è da esserne contenti. Non mi dire che non mi fa la missione finché non demolisco veramente il fienile. Perché vuoi che demolisca il fienile? Finora me la passate le missioni senza chiedermi niente, praticamente. No, io il fienile non lo demolisco. Che cazzo. Probabilmente è più che sta aspettando che finisca le mura. È che ho paura che non ce la faremo prima che finisca il nostro tempo personale del nostro villaggio. Quindi non ne sono molto contento, devo dire. Oh, guarda, belli i nostri spadaccini. I nostri uomini d'arme napoletani. Napulè mille colori, o sole. Tutti per loro. Ma invece piove. Ho detto o sole e ha cominciato a piovere, ma allora, scusami. Non funziona così. Vedete, il nostro cancello è aperto perché nessuno ci sta minacciando per ora. Non so se si può in realtà far ammazzare i cervi dai nostri contadini. Perché gli puoi dire gestisci il bestiame, che vuol dire vai a macellarlo. Però non puoi dirgli vai ad attaccare animali selvatici, come in Age of Empires, ad esempio. Che puoi uccidere cinghiali, cervi, cose per guadagnare cibo. Pecore al giro. Quelle, se non sbaglio, in realtà li addomestichi. Mi sembra che. Ho finito il tempo libero per visitare la città. E non ho finito le missioni, però. Ora cosa succede? No, ora mi si impalla tutto. Ora mi si impalla tutto, sicuro. Ho paura. Ho riottenuto. Ok, sì, questo me l'avevi già detto. Ok, Milord per procedere. Controlla gli obiettivi nella campagna nella schermata militare sopra la minimappa. Da qui, ok. Il tuo primo obiettivo è controllare tre frazioni, il che richiederà di combattere diverse battaglie per acquisire abbastanza fama per catturare altri due borghi. Inoltre, dai un'occhiata al contatore delle risorse sulla sinistra. Ti consiglio di posizionare il mouse su ciascuno di essi e di leggere i suggerimenti per avere informazioni complete su come funziona il tutto. Soprattutto i cittadini è la nostra risorsa più preziosa. Allora, e questa infatti è un'altra cosa che devi avere abbastanza fama per conquistare un borgo. Quindi non è che ora noi possiamo semplicemente cominciare ad attaccare borghi a caso e li conquistiamo. Conquistiamo i borghi, guadagniamo fama perché abbiamo vinto la battaglia. Però questo non vuol dire che vinciamo, che possiamo subito conquistarli. Possiamo saccheggiare, possiamo fare cose. Però il problema è che se attacchiamo uno dei nostri, dei borghi del nostro re, la relazione con il nostro re crolla di nuovo. Comunque, c'è altro che dovrei sapere? La sezione di aiuto nell'angolo in alto a destra è il tuo miglior amico, Milord. Ma per riassumere, i nostri nemici invieranno eserciti ad attaccare i tuoi villaggi, è solo questione di tempo. Il nostro maresciallo ti avviserà quando succederà. Puoi aprire il menu militare e localizzare gli eserciti nemici nel loro avvicinamento. Considera di inviare il tuo esercito per intercettare il nemico invece che di aspettare che saccheggi le nostre città. Dicono che l'offensiva sia la miglior difesa. Wow. Ti consiglio di iniziare saccheggiando i villaggi nemici più piccoli per acquisire le risorse e la fama necessaria. Assicurati di avere alcuni cittadini, bestiame, contadini e carri.
In caso desideri di equipaggiare più truppe durante la battaglia, sono necessarie anche ampie scorte di cibo per nutrire il tuo esercito. Se finisci il cibo, le tue forze dovranno ritirarsi. Città nemiche sono un po' lontane. Se decidi di combattere con i signori del tuo stesso regno, visita prima il menu diplomazia e invia un dono d'argento al re. Così non giudicherà anche le tue azioni così duramente. Non vorremmo che il nostro lord re ci etichettasse come fuori legge. Come farà se i nostri rapporti con lui scendono sotto lo zero? Buona fortuna, milord, non dimenticare di seguire gli obiettivi in finestra militare. Controlla i suggerimenti della sezione di aiuto. Questo dovrebbe essere Godspeed, ma è diventata una bestemmia. Quindi, perfetto, devo dire. Ok. Proprio una traduzione in italiano. Non potevano fare meglio. Grazie per il tuo aiuto, penso di essere a posto ora. Allora, quindi, io direi che possiamo provare ad attaccare Orvieto, visto che è la città più vicina di un altro regno. Andiamo a dare noia al Papa, che non è mai una cosa positiva, però, perché no? Esatto, traduzione letteralmente in italiano che è diventata un po' Conscience balorda. prompt, our Lord commands. Allora, proviamo però prima a espandere un po' il nostro esercito, perché abbiamo veramente un esercito piccolo piccolo. Io farei... Ma un Sicilian Bowman potrebbe non essere male, perché comunque attaccare dalla distanza non è male. Vai, facciamo Let our un bloody Sicilian colors wave, Bowman my lord. e un Napolitan Lancer. I cavalli non mi sono piaciuti tanto quando li ho usati di là. Sicilian Billman. Queste sono lance pesanti, non mi piace. Cannoniere manuale non mi piace. Facciamo un altro uomini d'arme. We are here for conquest and renown. Perfetto. Dogged war doth bristle up his crest. Andiamo a Orvieto. Trumpets sound, and we will march. Ah, ok, non ho... Dovrei anche curarli prima, aspetta. Cura tutti, 289 di argento. Allora, portiamo quindi il nostro esercito a Orvieto. Vediamo nella sezione militare, non c'è niente che ci sta attaccando, quindi di quest'altri me ne importa relativamente poco. Andremo ad attaccare Orvieto, la saccheggiamo, guadagniamo punti fama e forse quindi poi potremmo attaccare e conquistare Capua. Così facciamo incazzare il nostro re. Però tanto d'altra parte prima o poi dobbiamo farlo. Stiamo perdendo un sacco di cibo, devo dire non me l'aspettavo, pensavo di avere più cibo. Cioè, guadagniamo tanto argento ma poco cibo. Conscience avant, our Lord commands again. Attacca la cittadina. Ma sì, direi che non sono messi tanto bene, dai. Potremmo anche arrivare a Siena, se Orvieto non ci offre tanta resistenza. Ah, 6 mesi. Possiamo attaccare anche loro di già. Conquistarla Siena mi sembra un pochino troppo lontana, però, dopo per unirla al nostro regno. Vedi, i contadini non lavorano abbastanza bene, dobbiamo punirli. Questi magari vogliono anche dei diritti, non va bene. Battaglia di Orvieto, Stato Pontificio, 1510 anno domini. Allora, come dicevo prima, in realtà non ci serve così tanto andare a fare il coso. Non mi ricordavo che Orvieto fosse in questo modo. Va bene. Però, visto quante poche truppe hanno loro, non ha molto senso mettermi a sprecare risorse per fare qui edifici. Direi di buttare la nostra armata allo sbaraglio e vediamo quello che succede. Waiting for orders. Waiting for orders. E i vostri ordini sono mettervi qui. Così. E si vede quello che succede. Anche se così è bruttissimo, però vabbè. Facciamo così. Così. Se faccio poco, poco così, no? Ok, è ancora peggio. Però li ha distribuiti su due file almeno. Ok. È che sicuramente ci sarà qualche truppa qui nel mezzo, immagino. Poi dobbiamo attraversare il ponte. Che non penso che sia così facile se c'è qualche unità, qualche truppa. Però intanto noi avanziamo. Fino a vedere il bianco nelle pupille dei nostri avversari. See the white in her eyes, Canadians are marching on.
Direi di attaccare questa unità qui. Con loro. Vedi, anche il nostro caro archibugiere farà così. Non ha... Dove sono le nostre unità da mischia? Qui, sul ponte. Dovete difendere le nostre unità a distanza. Non andate di là! Perché dovete avvicinarvi dentro la città contro le loro unità da mischia? Ok, archibugieri contro arcieri. Penso che sia abbastanza in nostro favore questa cosa. Spero. Uomini d'arme, spero che riescano a fare abbastanza contro quest'altri. E che abbiamo questi, queste due unità d'arcieri invece che hanno deciso di mettersi lì nel mezzo. Esatto, bastano pochi uomini per difendere un ponte, quindi... Di qua chi li sta attaccando loro? Ah, i nostri archibugieri. Però non stanno facendo un grande lavoro da qui. Attaccate. Voi non dovreste essere qui, arcieri. Ok, vabbè. Stanno per morire tutti loro. Qui ancora stanno resistendo quegli arcieri. Allora tengo quegli archibugieri sulla destra. Di qua andiamo a massacrare questi arcieri. Su. Ok, dovrebbero essere in rotta? Sì, sono in rotta. Perfetto. Voi andate direttamente al municipio, tanto non penso che ci sarà tanta resistenza a questo punto. Perfetto, quindi Orvieto non ha offerto tutta questa resistenza, direi. In realtà penso che basterà uccidere quei cosi. Questi contadini. Penso che quei poveri contadini faranno una brutta fine. Sono tutti contro le nostre unità. Quindi, dai. Ok, mi sembra che ci stessero arrivando delle frecce. Mi stavo chiedendo chi è che sta tirando. I contadini? Non è possibile. I contadini sono inutili, si sa. Perfetto, quindi municipio conquistato. Questo è un bel campo da battaglia con la nostra vittoria. Gli assalitori hanno conquistato la città, ma non è vero che l'abbiamo conquistata. Noi adesso saccheggeremo Orvieto. Appunto, se siete di Orvieto e state guardando questo video, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Non abbiamo abbastanza fama, quindi noi ora la saccheggiamo, oppure la possiamo anche donare al nostro re. Fornisce punti fama completi. Cioè potremmo far scoppiare una guerra incredibile tra il papato e il regno di Napoli con questa decisione. Possiamo demolirla, che però ci dà pochi punti fama. Oppure possiamo saccheggiare, prendiamo risorse e bottino d'argento. Ma sai che forse donarla al re potrebbe essere una cosa simpatica da fare? Doniamola al nostro re. Toh! Abbiamo conquistato Orvieto per il regno di Napoli. Quindi ora il papato è messo abbastanza male, devo dire. Roma, Viterbo, poi c'è Siena e Orvieto che gli bloccano la strada per Bologna e Forlì. Ottimo! Ora siamo in una città alleata, in teoria, e soprattutto in questo modo... Oh, perché meno 10? Gli abbiamo appena donato una città. Dovrebbe essere più 10. No? Nostro re. Vabbè, ti diamo 630 d'argento. Non vuoi che mi dichiari fuori legge? Ma io ho appena conquistato una città per lui. Ma bastardo. Abbiamo ritenuto... sì, grazie. Lunga vita al re, una sega. Affanculo. Pezzente. Mi odia per niente. Non ho fatto niente di male io. No, volevo... Posso curarle solo vicino alla mia, la città? Che cazzo. Siena vedo che ha delle mura. Però ha uno schifo di cosa.
Cioè, fanno abbastanza schifo le loro unità. Oppure possiamo attaccare di nuovo Viterbo. Proprio il papato lo vogliamo disintegrare. No, andiamo ad attaccare Siena. È troppo divertente pensare di attaccare Siena così. Oh, bene, dobbiamo direttamente passare oltre il Tevere. Non c'è un guado qui da qualche parte. Non c'è un ponte per attraversare il Tevere. Mi piace. Mi piace molto. Per fortuna non c'è l'Arno. Se no, non passavamo mai da qui. Comunque, veramente, la Toscana è stata mutilata. Arezzo non c'è, l'Arno non c'è. Ci sono a malapena Firenze, Pisa e Lucca. Che è successo? Ah, è passato un mese. Dai, Siena. Riuscirai a darci fastidio, te? Attacca cittadina. Forse no. Combatti. Vediamo cosa succede adesso che attacchiamo Siena. Perché adesso comunque le nostre truppe non sono messe benissimo. Potrei pensare di fare un erborista. Magari. Stavolta però la conquisto per me, la città. Battaglia di Siena, Regno di Napoli, primavera 1510, anno domini. Ok. Famosa Siena, no, nel deserto. Non che mi dispiaccia come rappresentazione di Siena, dai. Allora. Quasi quasi un'erboristeria. Se effettivamente l'erboristeria mantiene la popolazione generalmente in buona salute e meno sensibile. Però non sono sicuro che serva allora per curarmi. Perché generalmente in buona salute non mi sembra una roba da infermeria da battaglia. Cioè da campo di battaglia. Quindi il problema è che loro hanno le mura. Giusto? Loro ce l'hanno le mura. No, non è vero, non hanno le mura. Si vedevano dal fuori, ma non è vero, non ce l'hanno. Va bene, allora. Non era come le volevo mettere, no. Aspetta. Facciamo. Facciamo così. No, così fa schifo. Vabbè, così, ma io volevo proprio attaccare da quell'altra parte, ma non credo che lo faranno. Credo che si disporranno in maniera stupida. Quindi rimettili così. Vabbè. Ok, attacchiamo direttamente le loro unità da mischia nel momento in cui le vediamo, sperando di rimanere fuori dal raggio della loro cosa, dei loro arcieri. Dove sono le nostre unità da mischia? Uomini d'arme. Godspeed, dai. No, Non c'è una marcia forzata? No, assolutamente no. Facciamo formazione stretta contro l'unità da mischia. Che è quello che dovete fare. Mettiamo questi archibugeri ad attaccare questi. E dove sono le nostre... Ok. Per ora non mi dispiace in realtà questo primo engagement. Se riuscissero a uccidere prima queste proprio. Per... No, ancora no. Ok. Tutte e due morti? Bene. E allora andiamo. Andiamo. Togliamo Siena al Sacro Romano Impero. Sì. Nel 1510? Insomma. Non ne sono così sicuro. Voglio dire, tecnicamente, da un certo punto di vista, ancora sì, ma... Non sono sicuro che non sarebbero stati contenti di sentirselo dire. Allora, con gli archibugeri e le altre unità a distanza attacchiamo questi arcieri qui. Poi nel frattempo distruggiamogli il municipio. Vediamo di vincere la battaglia stavolta in questo modo qui, dai. Vediamo se si può fare, se riusciamo a farlo.
Magari il cannoniere portatile. Ah, loro sono morti. Cioè, sono in rotta poi in realtà. Non sono morti, non si perdono le unità in questo modo. Vediamo se il cannoniere manuale riesce a distruggere l'edificio. Abbiamo vinto, direi. Penso. Sì? Sì, è vinta. Però loro si erano messi con gli arcieri laggiù in fondo ad attaccarci. Hanno lasciato il municipio completamente sguarnito. Mappa mondiale. In realtà una cosa che non sto facendo fare io ai miei contadini è saccheggiare i cadaveri. Anche perché le battaglie stanno durando veramente poco. Quindi per ora non stiamo saccheggiando i cadaveri. Io direi di conquistarla Siena, no? Perché non dovremmo. È un po' lontana dalle nostre basi. Però... Cioè, da Manfredonia. Dove cazzo è finita Manfredonia? Bari? L'Aquila? Dove è finita Manfredonia? Dov'è la nostra città? Capua? Bari? Salerno? Trani? Gioco? È questa, immagino, però... Perché è vuota? Vabbè, io intanto la conquistiamo Siena, intanto. Conquista. Oh, ecco, è ricomparsa. Ah, adesso sicuramente i senesi sono incazzati con noi. E non ci fanno entrare in città. Però possiamo ridurgli un po' le tasse. E in questo modo l'appagamento, la felicità nei nostri confronti salirà pian piano. Finché appunto ci faranno governare la città normalmente. Allora, noi ora curiamo le nostre truppe. Il nostro esercito. No, non me lo fa fare. Non me lo fa fare perché è una città ribelle. Che cazzo. Ah no, ok, me lo... Semplicemente doveva aggiornare un po' la situazione. Allora, abbiamo degli eserciti che ci stanno attaccando. Spero di no. No. Però il Sacro Romano Impero sta andando ad attaccare Padova. È un po' lontana per noi Padova, sì. Per andare a rompergli il cazzo è un po' lontana. Ma c'è Orvieto che in questo momento sta bene. C'è Viterbo che invece è abbastanza sguarnita, continua ad essere. Abbiamo un minuto di tempo libero. Quindi io direi di entrare a Manfredonia. Per mettere tutti i nostri contadini a massacrare bestiame. Perché stiamo morendo di fame quasi. Manfredonia, regno di Napoli. Prima o poi sarà regno di Cinanzon. Primavera 1510, avanti. Mi viene da dire avanti. Perché? Leggo là e mi viene da dire avanti. Ah, poi ovviamente giocando ad Ozymandias, che è nell'età del bronzo, mi viene da dire avanti Cristo. Non... Voi massacrate bestiame. Perché mi serve il cibo. Non mi serve tanto la legna in questo momento. Sì, direi di sì. Poi facciamo anche qui dal Mastering Goal una... Un Sicilian Bowman, dai. Appare in tutte le prime civiltà. Però ci usa cibo lui per farlo. Anche a tutti usano cibo per farli. Però lui meno. I picchieri per ora non abbiamo trovato unità a cavallo. Quindi non mi piacciono, non li voglio. A destra dai, andiamo con gli uomini d'arme, mi piacciono. Sono la mia unità preferita, quella in questo modo. Di là nella cosa francese c'era la guardia scozzese che potevi prendere, che era l'equivalente qui degli uomini d'arme. Non so se ci sono differenze tra l'una e l'altra, cioè tra appunto gli uomini d'arme napoletani e la guardia scozzese, perché in realtà il costo è uguale, quello ne sono sicuro. Non so se è abbastanza, cioè è anche una differenza vera a livello di statistiche o sono uguali anche da quel punto di vista. Quanto gli manca? 20%. Ce la farà prima del coso? Sì. 15? 9? Sì, ce la fa. Perfetto. Poi non so se voglio separare magari un po' di queste truppe e metterle in un esercito a parte per spostarmi anche di là con un altro esercito. Per ora penso che andrò a fare una visitina
alla carissima Viterbo. La saccheggio, mi guadagno un po' di cibo, un po' di argento. Perché no? Allora, prendiamo il nostro Ancient Avant, esercito e andiamo a Lord Viterbo, commands again. che mi sembra abbastanza sguarnita. Così proprio circondiamo Roma, poi. Abbiamo espanso il regno di Napoli. Non so perché il nostro signore, il nostro re, ci odia. Perché ci odia, scusa? Che abbiamo fatto. Abbiamo vinto. Cioè, abbiamo conquistato un altro villaggio per lui, praticamente. Non per lui, perché ce lo siamo fatto nostro, però. Più o meno. Ecco, abbiamo comunque fatto espandere il regno. Non capisco. Abbiamo molti più soldi di tutti gli altri, però abbiamo meno posizione e meno fama. E sono anche più grossi loro, a parte questo. Roberto Crescenzio non è messo bene bene. Mi sa che lui prima aveva Manfredonia. Boh, vogliamo. Non lo so. Potrei anche diffondere dicerie e informazioni sbagliate sul nostro re, sul re Luigi. Allora, possiamo allearci in qualche modo con questi. Possiamo fare questa roba. Possiamo fare un accordo commerciale col Regno di Francia, che in teoria ci dovrebbe dare più oro, più argento andando avanti. Perché no, nel senso? Con la Francia non penso che ci entreremo in conflitto. Toh. Abbiamo speso 700 soldi per fare questo accordo. Speriamo che Viterbo ce li ridia. Let our blood Allora, cleanse cari them from their viterbesi. blood. Ma sì, combatti. Non ho ancora provato mai il combattimento automatico, quindi dopo si potrebbe anche provare a fare. Così vediamo anche cosa succede quando uno saccheggia una città. Battaglia di Viterbo, Regno di Napoli, primavera 1510, anno Domini. Che poi in realtà non è vero, Viterbo è ancora nello stato pontificio, non è il Regno di Napoli. Siamo noi il Regno di Napoli, però. Vabbè. Allora, hanno delle mura? No. E allora la strategia rimane quella, direi. Allora, una cosa che non mi piace di questo gioco è che lo zoom indietro qui sul campo di battaglia è veramente minuscolo. Cioè, questo è il massimo che possiamo zoomare indietro. Ora, finché abbiamo così poche truppe, tanto tanto. Ma quando cominceremo ad avere veramente un sacco di armate, può essere problematico fare così. Dove sono i contadini? Ah, lì. Perché stavolta ce li mando però a cos'è? A saccheggiare cadaveri. Ah, qui ci sono delle collinine. Quindi io direi di. Direi di provare a mettersi qui. E attaccare da di qua. Perché qui c'è. Se il gioco è fatto bene, c'è un po' di salita. Quindi non sarebbe tanto bello. Così. Non è affatto come li avevo me fatti mettere, però vabbè, proveremo così. Da contadini, voi vi mettete dietro. E per ora io ti direi quasi di. Ah, ti metto subito a saccheggiare cadaveri, così quando cominceranno ad esserci lo fate subito. Voi, nel momento in cui vediamo una prima truppa, l'attacchiamo e vediamo di che pasta sono fatti questi viterbesi. Poi mi arriverà un esercito da Roma grosso quanto un impero direttamente e mi massacrerà. Il Papa mi scomunicherà. Quindi sia la mia reputazione che la mia forza politica e militare saranno distrutte. Ok, mi hanno visto. Sembrava di no, cioè sembrava che non avessero intenzione. Non capisco perché quando muovo le unità, quelle che non devono andare avanti, cioè i cosi, cioè gli arcieri, vanno sempre in avanti.
Facciamo la... Usiamo gli arcieri come bait. Così li abbiamo presi alle spalle e adesso sono stretti tra il fuoco degli arcieri e le spade dei nostri uomini d'arme. Loro non so cosa siano, che truppa siano, perché non so dov'è la loro bandiera. Dov'è finita? Oh, comunque gli abbiamo già mandato in rotta quelle unità lì. Direi che non sono messi per niente bene, no? Andiamo ad attaccare quest'altri. Uomini d'arme, attaccate questi. Bowman, siete super efficienti, mamma mia. Hanno già fatto quello che dovevano. Bene, direi che sono stati annientati anche i viterbesi. Mi sembra abbastanza one-sided questa battaglia. Abbastanza a senso unico anche questa. Avevo avuto ben più difficoltà, devo dire, nelle battaglie nella campagna con il Regno di Francia. Sicuramente però se ora provassimo ad attaccare una città di quelle grosse, moriremmo. E con gli archibugeri li attacchiamo quei poveracci di contadini che sono lì a fare non si sa cosa. Ma voi non state saccheggiando nessuno, però. No, non devi cioppare i trees, devi saccheggiare i cadaveri. Devi lootare i bodies. E non l'hanno fatto! Grazie, grazie mille. Victory, sì. Mappa mondiale. Allora, abbiamo conquistato la città e adesso la saccheggeremo. La città è mia, cosa ne faremo? La saccheggiamo. Oh, ci ha dato anche 380 di cibo, così andiamo avanti per un po'. 10 di fama, quindi adesso possiamo conquistare un'altra città. Però non penso di poter riattaccare subito Viterbo. No, infatti. Posso andare a Orvieto, che in teoria è sempre... Cioè, in teoria Orvieto è dei nostri amici. Però tanto il re mi odia uguale, qualunque cosa faccia. Cioè, io ho attaccato un'altra nazione e mi odia uguale, quindi a questo punto attacco la mia. Vaffanculo. No, ma non mi dire che passa per Roma per fare questa cosa. Va bene, al Papa è andato bene. Cioè, gli ho conquistato Orvieto, gli ho saccheggiato Viterbo. E l'ho circondato da tutti i lati. Ma al Papa va bene che io sia passato praticamente per Roma. Beh. Perché non dovrei combattere contro questo esercito napoletano? Voglio dire, tanto il re mi odia. Non ho guardato se i senesi ci vogliono un pochino più bene, ma sono abbastanza sicuro che in ogni caso non siamo abbastanza... Cioè, ancora non è passato abbastanza tempo perché mi facciano entrare in città. Battaglia di Orvieto, Regno di Napoli. Hanno messo le mura adesso? Spero di no. Ah, le truppe che hanno sono abbastanza ridicole. No, ancora non ce l'hanno le mura. Va bene. Il nostro re non è che si è messo qui a migliorarla, è la città. Quindi prendiamo tutte le nostre unità e carichiamo al municipio. O meglio, prima carichiamo al ponte. Così. E stavolta loro vorranno fare qualcosa o no? Saccheggeranno qualche cadavere o... Vediamo se ci si fa, eh. Ah, lì c'è qualche cittadino innocente. Bowman, stand ready. Dove sono le truppe? Ah, ecco, le vedi, le milizie.
No, aspetta, mettetevi di qua. Mettetevi oltre al fiume, no? Dall'altra parte del fiume. E da lì poi attaccate. Mettiamo questi ad attaccare di qua. Sono più di prima, mi sembra. Uccidiamo questa milizia. Perché sono andati al di là del fiume? Ma allora vi volete male? Volete morire? Ditelo, volete morire? Vabbè. Uccidiamo questa milizia dei nostri nemici. Uomini d'arme, con coraggio, andate ad attaccare questi arcieri qui. Voi, con coraggio, attaccate. Cosa stanno facendo qui? Perché sono fermi lì quelli? Voi, volete saccheggiare questi cosi, questi cadaveri o no? Lo stanno facendo? Sì, forse sì. Oh, si sono messi finalmente a saccheggiare i cadaveri. Vediamo se, se ci si guadagna qualcosa almeno. Va bene, direi che comunque la battaglia non è stata molto difficile lo stesso. Nonostante i nostri problemi nel gestire le varie unità, ma non è stato un problema gestire la battaglia. Oh, qui c'è un'unità da mischia. Andiamo a disintegrare quella milizia. Nel frattempo che questi poveri arcieri incontreranno la loro fine. Perfetto. Ora c'è solo quella milizia, penso, a difendere. E farà una brutta fine. Questo è il massimo che possiamo zoomare invece in avanti, che è comunque poco. Quindi diciamo che sullo zoom probabilmente c'è da lavorare parecchio. Se cioè in questi giochi con battaglie in tempo reale, penso che poter zoomare tanto in avanti o tanto indietro sia abbastanza comodo. Guarda come saccheggiano i cadaveri. Voi cosa siete? Contadini? Sì, siete contadini. Mi dispiace per voi. E ora uccidiamo i contadini. Anche se penso che... Esatto, arriverà prima la schermata di vittoria. La schermata della vittoria arriva quando... Cioè, non ci puoi fare niente. Vinci e ti dici, ah, ok, va bene, hai vinto. Non ti dice, ah, vuoi continuare la battaglia per continuare a saccheggiare magari i cadaveri per... No. Cosa sta succedendo? Mappa mondiale. Allora. Non... Sì, no, siamo abbastanza... Abbiamo abbastanza fama per conquistarla. L'abbiamo attaccata apposta. Quindi direi di conquistare Orvieto. Così abbiamo una città un pochino più vicina alla nostra capitale adesso. Ci odiano? Sì, che ci odiano. Aspetta, aspetta. Vabbè. Dopo aver conquistato 3 borghi, la tua influenza cresce nel regno e la tua reputazione di nobile emergente riecheggia attraverso i regni. Il tuo viaggio da semplice mercenario si sta trasformando in una saga di ascesa all'interno della gerarchia dei regni. Sì, ma mi odia uguale il mio re. Ora è giunto il momento di puntare ad una conquista più grande. Mira a catturare una grande città, consolidando la tua posizione tra i signori. Costruisci sulle tue vittorie, raduna potente esercito e fa sapere al regno che il tuo la rivendicazione della gloria si estende oltre i villaggi. Avanti verso il trionfo! Ok, quindi a chi dovremmo puntare? Probabilmente a Firenze. Cioè, nel senso, tra Napoli, Roma e Firenze penso che sia più facile conquistare Firenze. Però sicuramente non siamo in condizioni di farlo adesso. Allora, c'è qualche esercito che ci vuole uccidere? No. Strano. Siena, possiamo entrare? Possiamo entrare, grandi. Ah, intanto cura tutti qui. E entriamo a Siena. Oh, però non avevo tempo
Sa che non ho tempo personale? Non me l'ha sbloccato ancora. Allora, intanto gli alzo un po' le tasse. Ho trovato un bug o mi serve supporto tecnico? Quello no, in realtà. I bug ancora non li abbiamo trovati. Quindi è già una cosa assolutamente positiva. Lo studio che fa questo gioco è molto piccolo. Quindi già il fatto che non ci siano bug, perfetto, bravi. E poi in realtà il gioco è comunque godibile da giocare. E niente, non ho tempo. Vabbè. Però sappiamo che adesso i senesi non ci odiano. Loro non sanno che la cosa non è reciproca. Reciproca però. Vabbè, sto scherzando, senesi. Oh merda, allora, un esercito di Ishak Alfiri sta marciando su Siena da Lekef. Questo? No. Chi ce lo sta mandando? Dinastia Afsid. Esercito. Localizzalo. Ma da qua giù sta arrivando, scusami, da Tunisi. Ah. Ok, quindi penso che gli ci vorrà un po' ancora prima di arrivare. Non so se possiamo riattaccare Viterbo nel frattempo. Ma direi intanto di curare le nostre truppe. Guarisci tutti. Poi cerchiamo di fare un esercito qui a Siena. Un esercito suo. Questi non li posso prendere, sembra. No. Non capisco cosa sia questa statistica qui. Sono i contadini che ho a Siena? Cosa sono? È che non ho tempo personale per entrare a Siena e fargli la cosa. Posso migliorarla, Siena? Che costa solo soldi, quindi quelli ne abbiamo in abbondanza. E mi ha anche aumentato però il cibo che consuma. Ok. No, fammi fare... Ah, crea esercito. Però non ha niente qui. Cioè, sono solo milizie. Perché sicuramente non c'è una mastering goal qui dentro. Quindi non mi fa fare cose più belle. Potrei farle a Manfredonia e poi mandarle là. Perché i polli... Vabbè. Posso anche migliorare Manfredonia. Sì, direi di sì. Recluta unità. Vedi, qui posso fare tutto. Possiamo fare un paio di uomini d'arme. Guarda quanto aumenta l'utilizzo del cibo. Facciamo dei polli. Ok, vedi, se compro i polli diminuisce la cosa. Questa perché non la posso comprare? Perché non ho l'edificio per le mucche? C'è un edificio per le mucche? Interessante. Senesi. Volete un po' di polli nel frattempo? Non li posso... Non c'hanno il fienile i senesi. Ma dai, ma siete poveri, Recluta. No, questo è l'esercito, però, aspetta. No. Neanche Orvieto ce l'hanno. Che cazzo. E allora, niente, facciamo... Scusate. Compriamo qualche altro pollo qui. Quanti ne posso fare di polli? Ok, sono arrivato al massimo, mi sa. Sì. Va bene. Fammi fare anche un altro... Un... Cosa? Dov'è? Un Sicilian Bowman. Sostituire polli... Ah, vedi, ho troppa roba adesso. Aspetta, però. Fammi creare un esercito, allora. Creiamo l'esercito. Crea. Thou must gather more resources first. No, serve la fama per creare più eserciti. Oh. Io non ho idea se posso attaccare Viterbo. Secondo me Viterbo potrebbe essere un'ottima cosa da attaccare per prendere un po' di fama gratis. Se no, possiamo provare ad attaccare Pisa. Mi servirebbe quasi che un esercito mi venga ad attaccare, effettivamente. Palle. Vabbè, facciamo passare un po' di tempo allora. Vediamo se succede qualcosa. Nel frattempo io direi proviamo a rientrare un po' nelle grazie del nostro re, ma non... Cioè, sembra che qualunque cosa si faccia
gli faccia schifo. Possiamo migliorare le nostre relazioni in realtà con il Regno d'Inghilterra e poi fare un accordo commerciale con loro. Che mi sembra la cosa ottimale, visto che siamo in ottime relazioni con la Francia. Entrare anche in ottime relazioni con l'Inghilterra non potrà assolutamente andare male. Qui non ti dà motivi per cui ti vogliono male o bene, e questo non è un granché rispetto ad altri giochi simili. Facciamo... Dai, proviamo a fare così. E poi accordo commerciale con l'Inghilterra, dai. Con l'Inghilterra e con la Francia. E poi proviamo... Torniamo un attimo sul nostro regno di Napoli. Dove cazzo è? Eccolo qua. Cavalieri ospitalieri, perché ci odiano così tanto? Non lo so. Stato pontificio non ci odia, nonostante stiamo conquistando qualunque cosa. Cioè, il Papa a Roma e Viterbo adesso e basta. Povero Papa. Vabbè, Regno di Napoli. Io non lo so se... Ho guadagnato 10, non so come. Dando soldi a un altro re, ho guadagnato 10 di posizione. Cosa... Com'è possibile? Let our bloody colors wave, my lord. Vabbè. Sound trumpets. Proviamo a tornare a Viterbo, vediamo cosa succede. Fammi vedere... Oh, stanno arrivando! Anche troppo velocemente, devo dire. Dove attraccano, però? Qui a Viterbo. Ah, quindi ho fatto bene ad andare qui. Li aspetterò qui a Viterbo, allora. Questi poveracci che mi stanno provando ad attaccare da lontano. Dalla Tunisia. Perché mai dovresti farlo? Io sono bravo. Non voglio male a nessuno. Non faccio del male a nessuno. Ma poi, ma con cosa mi stanno attaccando? Con i pezzenti, proprio. Combatti. Allora, così vediamo anche una battaglia campale, dove comunque le regole sono sempre quelle, andare ad attaccare l'accampamento nemico. Per sfondare cancelli grandi, puoi distruggere e conquistare il corpo di guardia o distruggere i controlli ai cancelli. Come avevo detto, sicuramente non arriveremo a conquistare una grande città. Possiamo provare ad attaccarne una per vedere come funziona, ma cioè, la forza della città è 270, tipo... Mentre quella del nostro esercito è 50. Quindi direi che già da quello uno capisce che non è una grande cosa. Allora, contano loro come assalitori. Perfetto. E questo è il loro campo. Quindi io direi... Possiamo provare ad aspettare in una posizione più favorevole. Ma... Non so se quali sono le posizioni più favorevoli. Queste sono palizzate. Così, a caso. Questa è una posizione favorevole. C'è una collina. Quindi direi di fare così. Ah, aspetta. Se io li metto così, forse mi mette prima l'unità da mischia. Proviamo. Vediamo. Vediamo se funziona. Vediamo se stavolta le unità da mischia si mettono davanti a quelle a lunga distanza. Non penso. A giudicare da come si stanno muovendo, direi di no. Ora magari loro passano da di qua e non li trovo e non li vedo proprio. Nel frattempo, contadini. Qui tanto ci sarà tanto da saccheggiare. Aspetta. Attaccate, attaccate. Voi attaccate i vostri amici. Anche loro hanno il nostro stesso problema. Le loro unità da mischia sono dietro a quelle a lunga distanza. I nostri arcieri già ne stanno patendo, però non va bene. Contadini, venite qui. Mettetevi lì a difendere gli arcieri. Voi cominciate ad attaccare queste unità da mischia. Ma anche voi. Ora che sono qui a tiro, perché non attaccare quelle, no? Penso che anche questa non sarà molto combattuta. Non stai choppando i trees, stai saccheggiando cadaveri.
Perfetto. Penso che siano finite le loro truppe. Non ne sono sicuro, però. Vedo che tanti sono in rotta. Ma rotta pesa, proprio. Però intanto. Ok, loro stanno saccheggiando. Non so se effettivamente mi sta dando soldi o no. Perché penso di non avere abbastanza magazzini, abbastanza cose in realtà per incamerare altro argento. Potrei anche dire a loro... Don't flock me, please. Bellissimo, ok. Giusto perché me l'hai chiesto per favore, non lo farò. Brutto peasant. Quella povera milizia. Ma io con cosa cazzo ci hanno attaccato? Con i rimasugli di un esercito, di una città, proprio. Ma sai cosa? Io non... ora attacco Siena con i pezzenti che ci sono in questa città. Così. Non so dove siano le altre loro truppe. Perché queste sono tutte in rotta, quindi non dovrebbero difendere niente. Ah, ci sono questi contadini. Però tanto sta per esplodere il municipio, quindi direi che possiamo continuare così. Chi è che ci sta attaccando? Ai contadini. Cioè, ti stavi preoccupando in questo modo per i contadini. Oh, ricompensa. 300 cibo, 150 di legna, 450 d'argento e 6 di fama. Che non è tantissimo, però intanto ce l'abbiamo. Magari con questa fama in più riusciamo a fare un secondo esercito, dai. Sarebbe la cosa giusta. Ce la possiamo fare? Possiamo avere questo secondo esercito? Non penso. Ah, intanto abbiamo sconfitto il primo esercito che ci voleva fare del male, quindi. Ottimo. Conscience avant. Our Lord commands again. Me la fai attaccare, Viterbo? No, eh. No, non me lo fa fare. Peccato. Ah, abbiamo riscosso le tasse. Ci ha dato niente questa vittoria con la posizione? No. Ma io non lo so se lo voglio, se voglio effettivamente crescere nelle posizioni con il mio re. Tanto mi odia uguale. Dove sono Reggio e Gallipoli? Gallipoli, Salerno. Ah, Reggio è di qua. Non posso eliminare quel signore. Questo volevo eliminare completamente. L'Aquila, Trani, Bari. No, troppo grosse ste cose, ste città. Viterbo non me la fa riattaccare. Siena adesso mi vuole benissimo. Quindi entriamo in città a Siena. E dopo sicuramente gli alziamo le tasse. Però entriamo in città a Siena e mettiamogli un po' di roba per fare il cibo sicuramente. Un magazzino. Roba per fare il cibo e poi compriamo polli su polli su polli. Magari troviamo anche la roba per fare le mucche. Forse è il secondo livello del granaio per fare le mucche. Forse? Non lo so. Scopriremo insieme, lo scopriremo insieme. Ah, intanto fermiamo il tempo subito. Perché devo guardare come è fatta Siena. Sì, è proprio come me la ricordavo. Allora. Facciamo un fienile. Dov'è? Granaio. Sì. Io gli farei anche le mura in realtà. So che ci vuole un sacco di tempo e un bel po' di risorse, però io in questo momento ho bisogno di cibo e difese. Contadini ci sono? Sì, contadini ci sono. Non tantissimi. Potremmo farne uno. Toh. Fai un contadino. E poi il tempo lo finirò sicuramente. Però intanto abbiamo fatto queste cose. Poi magari miniera d'argento. No, gli serve il legno. Anche questo gli serve il legno. Peccato.
capanna dei cacciatori, accampamento del boscaiolo. Poi legno. Se ce la fanno prima che mi finisca il tempo, magari posso fare la capanna del boscaiolo e quindi riusciranno a sostenersi un po' meglio sulla legna da di loro, senza bisogni, senza bisogno mio, cioè come l'ho detto, senza bisogno che io faccia le cose per loro. Compra tutti i polli possibili. Vabbè, compriamone 3 per ora. Livello superiore edificio sono 112 di legna. Forse potrei fare questo più che il boscaiolo, allora. Tu, bestiame. Non ti ho mandato nelle miniere, ti ho mandato a macellare il bestiame. Lamentatene. Ma vaffanculo, pezzente. Dai, ce la potete fare a portarmi quella legna prima che mi finisca il tempo? Non penso proprio. No, non ce l'hanno fatta. Non posso fare altro, quindi. Tristezza. Posso fare una milizia. Mettiamola a fare, to. Va bene. Finito il tempo. Questa cosa che c'è il tempo reale per gestire la città e che lo guadagni ogni tot è una cosa interessante, ma non so se la definirei bella. Anche perché poi è non diviso per città, quindi aumentiamo assolutamente il loro coso. Ok, così rimangono perfetti. Orvieto. Ok, comunque anche Orvieto aumentano anche se metto tutta questa pressione fiscale. Perfetto. Curiamo loro, curiamo loro. Loro sono non curati. Cura. Non ho comunque abbastanza. Ah, 20 serve. Ma dai. Serve veramente 20 soldi per fare sta robaccia. Ah, ok, le mura le posso fare anche dall'overworld. E allora la faccio a Orvieto. Un bel muretto. Ah, ma i lotti li posso comunque fare. Ma allora, scusa, cosa mi serve l'entrare nelle città? Posso fare... la Mastering Goal in realtà non sono sicuro di volergliela fare. Facciamo il granaio anche di qua. Ah, non ho abbastanza legna, peccato. Ok, però adesso con il cibo siamo più o meno... ci teniamo un pochino più a galla. Va bene. Let our bloody colors wave, my lord. Ma non posso ancora attaccare Orvieto, vero? E Orvieto Viterbo. Peccato. Di là mi sembrava che si poteva. Cioè, che me l'avesse fatto fare di attaccare una città già saccheggiata. C'è scritto, infatti, la città verrà eliminata dal gioco per qualche mese. Però in realtà me l'aveva fatta conquistare poi quell'altra, che era Cluny. Ma il regno di Napoli come si è espanso ai danni del papato. Allora, curiamo tutti qui. Vedi, mi lasci un po' e si vede la differenza. Abbiamo conquistato Siena, abbiamo conquistato Orvieto e Viterbo è stata il campo di battaglia per un'invasione tentata dalla Tunisia nei nostri confronti. Non so come si aspettavano di vincere, devo dire, però... Oh no, stanno diminuiscono qui. Non sono così tanto popolare nella mia capitale. Potrei provare a conquistare Capua a questo punto. Visto che Viterbo non lo possiamo fare, provo a conquistare Capua. E dopo, per chiudere il video, proviamo ad attaccare Roma. Proviamo ad attaccare proprio direttamente la città eterna. E vediamo cosa succede. Poi, a parte che le nostre truppe stanno passando praticamente da Roma e a nessuno frega niente. Al Papa non frega assolutamente niente che noi gli si stia passando in mezzo a Roma. Nonostante gli abbiamo appena saccheggiato la sua unica altra città. Dai, ma sarà che il Papa me lo fa fare. Non so cosa sia questo uno. Ah, è un cittadino. Che succede? Ah, è il mese.
che è solo che è passato un mese. Salve Capua. Siete dei pezzenti, va bene. Proviamo il combattimento automatico. Vediamo come cosa succede. La città è mia, cosa dobbiamo fare? Ok, ma ha subito un sacco di perdite, mi sa. Non la possiamo conquistare, la possiamo saccheggiare o demolire. Oppure la possiamo donare al re, che in realtà è al re che l'abbiamo appena conquistata. Quindi, ok. Però non posso prendere risorse in questo modo. Però mi servono in questo momento, scusa. Mi fa andare prima nella diplomazia. Re Luigi. Era sua la città. Quindi non so come dovrebbe funzionare il fatto che gliela doni. No, gliela saccheggio, bastardo. 329 di cibo, che sono sempre ottimi per noi. Ora andiamo a Orvieto. Curiamo il nostro esercito. Nel frattempo, se me lo fa fare... creiamo... Oh, ora me lo fa fare. Giusto, perché ora ho più di 20 di fama. È che costa 20 di fama per creare l'esercito? Dove sta andando? Dove state andando? Poi, un esercitone enorme, proprio. È una milizia... No, un contadino, un carro da tiro e un pollo. Che esercito. Mamma mia. Ok, allora. Direi che tutti questi... Ah, ok, devo selezionare una volta e poi un'altra dove lo voglio mettere. Direi che tutto questo va di qua. Anche il Napolitan Archer. Anche questa. E ti direi anche un altro contadino. Vai, perfetto. Che esercito meraviglioso. Poi facciamo che reclutate anche un'altra unità, da qui. Un altro uomine d'arme. E anche un altro Sicilian Bowman. Non ho abbastanza legna per farlo. Un'altra milizia. Allora, sì. Dai. E l'ha messi direttamente nell'esercito? Sì, cura tutti. Non so perché fossero già moribondi quelli. Curiamo questi. Cura tutti. Ok. Mi sembra di averne di più di 44 prima, ma va bene. E adesso proviamo l'attacco a Roma, dai. Facciamo questo attacco a Roma e poi chiudiamo appunto questa prova di questo gioco. Mi ci sono divertito anche abbastanza, devo dire, in realtà. Non è, come ho detto, il gioco per me, nel senso non sono bravo con i giochi di strategia in tempo reale con le battaglie, però è comunque molto divertente. Voglio vedere quanto aumenta la difficoltà nel dire, ah, ora attacco una città grossa. Sicuramente ci servirebbero più cose da assedio. Attacca cittadina, una cittadina piccola piccola, no? Oh, tutti insieme. 347, come fai a vincere? Non me lo aspetto. Vabbè. Boh, dai, diciamogli di sì, combatti. Cosa sono questi? Non ho idea di cosa siano queste truppe qui. Ah, sono queste. Vabbè, combatti. Voglio vedere com'è la città grossa. Tanto il gioco comunque ha l'autosalvataggio, quindi probabilmente se proprio volessi, potrei riuscire a ritornare sul salvataggio prima della disfatta a cui stiamo andando incontro. Mamma mia, ma grossa. Battaglia di Roma, Regno di Napoli. No, non è vero, il Regno di Napoli è l'attaccante. È brutto che ti dica l'attaccante come cosa. È proprio un assedio, guarda. Ah, vedi, di qua c'è l'accampamento nemico e di qua c'è la città in sé. No, di qua c'è una... Ah, no, di qua c'è l'altro mio esercito. Che non so se però...
Lo posso controllare? No, vedi? L'esercito alleato non lo posso controllare. Lo controlla la IA. Oh, merda. Quindi io... Vabbè, qui è aperto il cancello, io entro. Guarda là! Qui c'è proprio da fare guerriglia, praticamente. Dov'è il... Aspetta, no, era di qua, il municipio. Ah, stavo andando senza così. Dove... Ah, qua giù? Mamma, uno deve arrivare fino a qua giù. Cazzo. È incredibile. Allora. Don't flog me, please. No, non ti voglio fare del male. Meet coming soon. Poi tanto voglio fare solo... Voglio solo vedere come funziona. Waiting for orders. Ready to go, sire. Ram standing by. Ok, e mandiamo i cosi, mandiamo gli arieti qui, a queste mura qui. Poi prendiamo tutte le truppe e si mandano anche loro di qua. Tanto non potrà succedere niente di male, immagino. Proviamo ad attaccare questi, cioè le truppe che hanno sulle mura. Mentre gli arieti fanno il loro, cioè attaccano le porte. Guarda quante truppe hanno! Ma ci arriveremo alle mura? Voglio vedere cosa succede in generale. Riusciremo ad uccidergli qualcuno? Penso di sì, quello in realtà. Non stanno facendo niente gli arieti. No, stanno... Non si stanno muovendo gli arieti. Questo che non capisco. E poi... le spade... Dove dovrebbero muoversi ora? Ah, qui aspetta, questa porta è chiusa. Dovrebbe essere aperto qui, però non è vero. Ok, forse finalmente stiamo attaccando le porte. Ok. Va bene, nel senso. Stanno facendo qualcosa quelli dell'esercito alleato? Non mi sembra. Devo dare degli ordini, magari? Non lo so. Quel muro, quel cancello non era aperto, quindi il gioco mi ha mentito. Queste mura non sono ancora crollate. Se fossero le mura normali di un villaggino, sarebbero già crollate da un pezzo. Oh, invece ora sono crollate. Vai, andate avanti, arieti. È che ora che gli ho buttato giù le mura, non mi fa comunque andare sopra ad attaccarli. Cioè, loro si sono messi qui, tranquilli, sopra le mura. E non mi stanno dando l'occasione di dire, ah, ok, adesso... No, non tutti. Ne volevo uno solo che facesse quella cosa. Perché devono avere una mente sola questi arieti? Beh dai, qualche truppa in realtà gliel'ho mandata anche in rotta. Tra là, altre truppe in rotta gli ho mandate. E non capisco il mio altro esercito cosa sta facendo. Niente. Non capisco la cosa... L'esercito alleato cosa sta facendo. Strong men with heavy oak. Ready to
senso, io ora posso anche entrare dentro, ma cosa me ne faccio? Poi non posso ruotare, vero? No. Non si può ruotare la visuale, quindi non riesco a vedere se la porta, quando la porta qui è aperta o no. Oh, finalmente sono scesi in piazza, però. Ok, quindi in realtà sto penetrando le loro difese. Credo di non riuscire ad arrivare a effettivamente stanarli completamente, però sto penetrando nelle loro difese. Ok, lì è aperta. Quindi vogliamo provare a attaccare qualcos'altro con gli arieti. Perché le torri così non me le sta facendo attaccare. Quelli magari sì, aspetta. Nel frattempo io ho delle truppe che stanno andando in rotta, ovviamente. Anche perché non sto usando una vera strategia. Sto dicendo, ah, qui forse si è aperto un varco, attacchiamo. Anche perché è lunga se non arrivare fino in fondo. Ok, quei poveri uomini d'arme sono morti. Nel senso, qua gli ho ucciso parecchia gente, ma sono tanti di più. Non so dove siano finiti i miei arieti. Guarda quanti. Proprio mi sono messo qui e ho detto, ma chi arriva cerco di ammazzarlo. È che non sto capendo cosa sta facendo l'altro esercito. Perché non fanno niente? Perché l'esercito alleato non sta facendo niente? Se loro stessero attaccando dall'altra parte, tanto tanto potrebbe anche essere quasi fattibile, forse. Nel senso, magari non proprio, però... Non posso, non ho abbastanza lì. Questi poveri arcieri cosa stanno facendo lì, non lo so. Va bene. Sì, beh, penso di aver perso. Mancano i miei arieti, penso che siano stati distrutti. Ho solo i carri da tiro in questo momento che non sono morti. Questo cosa sta facendo? Merda. Quello mi sa che era il mio in realtà. Vabbè, nel senso. Oh, eccoli finalmente. Perché hanno aspettato così tanto? Cosa? Cioè, hanno aspettato che tutte le mie forze fossero distrutte. L'altro esercito per cosarsi, per svegliarsi. Ok, allora farò fare a loro per un po'. Nella speranza che le mie si riprendano e che non mi distruggano il municipio nel frattempo. Perché vedi, qui le mie truppe si stanno riprendendo comunque. Fai un po' di cosa? Fai un po' di legna tu. Ready to go, sire. Non penso che riusciranno a riprendersi in tempo queste truppe per difendermi, abbastanza alla svelta. Però sono solo queste due truppe che sono riuscite a entrare, perché il resto ora sta massacrando l'altro mio esercito, che finalmente ha cominciato a fare qualcosa. Posso provare a fare una milizia e vedere quanto dura. Poco, penso. Uccideteli, uccideteli! Almeno una delle due truppe dovete uccidere. Dai, moschettieri, dai! E i moschettieri, gli archibugieri, dai! Ce la potete fare! Intanto praticamente sono fermati. Quindi buono. L'altro mio esercito è terribile. Non sta avanzando per niente. È una tristezza. Ecco.
Sono andati in rotta anche loro. Ok, milizia è arrivata. Ah, vedi, ora loro stanno qui. Tranquilli, tranquilli. E non posso fare le mura adesso perché... stanno controllando loro quella zona. Ma se io mandassi anche i contadini? So che possono combattere anche loro in realtà, eh. Mettiamo la formazione stretta. Dovrebbe essere meglio per questa battaglia. Stanno ancora resistendo quelli dell'altro esercito, ma non stanno facendo progressi. Ok. Non ho praticamente informazioni sugli altri, che penso che sia abbastanza realistica come cosa, però... Cercate di togliere questa unità qui dalla mischia. Dai, ce la potete fare. Non sembra. Non sembra che stiano facendo niente tra tutte e due. Hanno guadagnato vita. Ah, qui le posso fare però le mura. Facciamo le mura. Così almeno dovrei guadagnare tempo per far respawnare le altre mie unità. Che dovrebbero respawnare però prima o poi. Respawnate prima o poi. Nell'altra cosa, nella campagna di prova, respawnavano le unità ogni tanto. Soldati con spada italiani. Sì, ma non sta morendo nessuno in questa battaglia proprio. Le mura adesso gli passeranno sopra. Ah no, passano da qui, mi sa. Mi sembra che la... Oh, aspetta, sono riusciti a salire sulle mura. Questi dell'altro esercito, del mio secondo esercito. Qui mi sembra che non si riesca a fare nessun tipo di progresso. No, anzi, loro stanno guadagnando vita. Ok, aspetta, qualcuno mi è respawnato. No, attaccate. Attaccate loro. Chi mi è respawnato? Una milizia? E questi che non me lo sta dicendo? Vai. Suo amico, però. Cos'è questa roba? No. Perché il cavallo da tiro mi ha preso? Non penso proprio. Voi? Non sto capendo cosa sta succedendo. Qui sembra che il nostro esercito stia facendo bene. Però di qua siamo messi male. Perché la milizia di prima è andata in rotta. E questi non stanno attaccando. Attaccate, attaccate. I contadini, non c'è niente qui. Ora che può attaccare. Attacca di un tipo 5 persone su tutta l'unità, non ho capito. Proviamo con i contadini, sono sicuro che mi daranno più soddisfazioni. Oh, di qua, guarda là, tutti sti cosi. Il nostro secondo esercito ora si è messo finalmente di buzzo buono. Ci sta provando. Questi sono i nemici, sì. Ci stanno provando gli altri. Io non capisco. Questi qui hanno solo guadagnato vita da quando sono arrivati. Tell us, my lord. Come on, man.
non riesco a farli fuori. Queste due truppe che sono infilate nel mio territorio, non riesco a farle fuori. Anche perché non stanno facendo niente. Questi chi sono? Che dovrebbero essere in rotta, ma non so da dove stanno arrivando. Poi non... Da dove li hanno presi tutti questi cittadini? Gli altri? Aspetta, voi siete... Archibugeri. No, loro mi stanno distruggendo. No, mi stanno distruggendo i cosi. Le cose per le mura. Possiamo riuscire ad ucciderli queste due truppe che sono infilate nella nostra cosa? Nel nostro accampamento? Perché non ho cittadini per fare altre cose, no? Per fare altre unità. E non mi sembra che ci sia un edificio che crea cittadini. È quello che non ho. Qua hanno dei cacciatori. Cibo. Non mi serve il cibo. Cresce naturalmente ogni mese. Come fanno? Come hanno fatto quelle altre a fare tutte quelle unità? Potete morire voi, vi prego. Uccideteli! Uccideteli! Attaccate carri da tiro, guarda. Ormai tanto. Oh, quell'unità è morta. No, non è morta ancora. Quanta vita hanno? Niente. Oh, questi sono gli altri del mio esercito. Quelli del mio secondo esercito che stanno attaccando loro. Oh. Sì, ma così non si riesce. Dai. Quanta vita avete? Poca. Volete morire, vi prego. Non mi sta respawnando niente poi a me. Ecco, e ora muoiono i miei archibugeri contro due persone con la spada. Hanno 24 di vita. Hanno uno di vita. Oh, sono morti. Di qua io penso che loro abbiano ripristinato le mura. Tipo. No, ripristinato no. Perché questa è la mia, la bandiera. Se non sbaglio. Sì, perché è qui. Mi penserei che sia la mia almeno. Posso... Se apro i cancelli, potete entrare voi del mio altro esercito a darmi una mano? Forse finalmente muoiono questi guelfi papali, dai! Dai! Ormai l'obiettivo è quello, uccidere questi tre tizi. Potete morire, ne sono sicuro. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ok. E ora? Cioè, ora a me si sta ripristinando tutto qui, va bene. Ma? Qui sono amici, sì, sì. Sicilian Bowman. Siamo praticamente tutti morti. Tutti. Oh, loro hanno le catapulte. Scusa, ma da dove? Da dove sono uscite fuori quelle catapulte? Non capisco.
dalla bottega militare, probabilmente, però. Non c'è la capanna, quella del coso? Capanna del boscaiolo, dov'era? Mi sa che c'è da qualche parte, ma non la sto vedendo. No, non c'è. Ready to go, sire. Ah, loro stanno entrando in città, tranquilli. Cioè, ora il mio secondo esercito sta facendo molto meglio di me. Devo dire, sono contentissimo. In questo momento sto guardando le due IA che se le stanno dando, praticamente. Stanno conquistando effettivamente la città. Stanno conquistando Roma. Bravi. Bravissimi. Stanno facendo molto meglio di me, appunto, poi. I miei contadini non esistono più, mi sa. Quindi in realtà io sono messo anche male da quel punto di vista. Non ci sono più unità papali al giro. Sono andati così tanto bene loro. Questo è un trabocco di chi? Questi sono dei siciliani, quindi dovrebbe essere... Ah no, questo è del Papa. E lo stanno distruggendo i siciliani. Ok, andiamo lì allora. Cerchiamo di mandare le nostre truppe in mezzo alla mischia, tanto. Vediamo cosa succede. Penso di essere arrivato a tanto così dal morire. Con quelle due unità che si erano infilate nel nostro campo. E ora invece in teoria stiamo anche andando bene. Lo sta facendo tutto il nostro secondo esercito, però stiamo anche andando bene. Oh, eccole le nostre bellissime truppe che stanno attaccando i trabocchi del Papa. Però non gli stiamo facendo tanti danni, sembra. A parte che sembra che si stiano facendo danni da soli questi trabocchi, perché si stanno sparando addosso da soli. Però sono tutti bloccati qui. Vabbè. Andate, archibugeri. Vediamo cosa succede. Non vedo altre truppe papali. Questo cosa dovrebbe essere che sto conquistando? Ah, un lotto. Per costruire direttamente in mezzo alla città che stai assediando. Mamma mia. Che roba avanzata. Stanno riprendendo. Come? Archibugeri, perché vi siete fermati qui? Stanno sparando attraverso le case. Grandi. Stanno sparando da qua tutto fin qua giù. Attraverso una, due, tre. Tre case minimo. No, anche quattro. Queste anche, queste sono due, sei case tipo. Sei, sette case sono. Sembra giusto. Municipio è qua giù. Come facciamo ad arrivare qua giù? Ah, non credo che sia fattibile finire questa cosa. E penso poi che mi finiranno le risorse, più che altro. Perché vedo che il cibo sta calando. Il cibo sta calando anche parecchio. Abbiamo altre unità però da mandare allo sbaraglio. È molto lento avanzare, che ovviamente è molto realistica come cosa. Però è molto lento. Questi trabocchi non sono ancora morti? Oh sì, ora sì. Perfetto. Andiamo avanti, così, a caso. Anche voi, archibugeri, andate avanti. Anche perché non vedo niente, in realtà. Ma io quasi quasi vi mando direttamente al municipio, to'.
Vai, a posto. Così si vince con queste sortite improvvise. Yes, my lord. Anche perché tutte queste zone nel mezzo non sembra che siano usate. Non sembra che siano proprio sviluppate. I lotti sono tutti vuoti, tipo. Cioè, non, poi non vedo truppe. Non ci sono truppe qui. L'altro mio esercito cosa sta facendo al momento? Stanno avanzando anche loro, quindi. Nel senso. Non penso di essere tanto nel torto a dire avanziamo. Questi ancora sono vivi, quindi. Che altro gli vuoi dire? Oh, qui c'è qualche truppa, ma sono tutte in rotta. No, questi no. Ok. Quanta gente. Facciamo come in Star Wars adesso. Quante truppe avevano invece ancora qua giù. Vediamo se da qua giù riusciamo ad attaccarli. È che io in realtà pensavo di finire molto prima questa cosa, pensavo di venire schiacciato semplicemente. Dov'è il nostro altro esercito? Stanno avanzando, ma non così ordinati come pensavo, cioè non così. Dove stanno andando? Stanno andando di qua. Venite di qua. Venite al municipio. Sono morti i miei moschettieri? I miei archibugieri? Mi sa di sì. Peccato. Non mi fa salvare durante un assedio. Peccato. Il gioco sta cominciando anche a soffrire con tutta questa gente che si muove. Sono tutte queste truppe in rotta che non si sa cosa stiano facendo. Non si sa di chi siano, poi. Mamma mia, quanto velocemente questi poveri uomini d'arme sono esplosi. Va bene. Diciamo che la cosa migliore che ho fatto è stata dividere l'esercito. Questo è il mio? No. È dei miei amici. Ce l'avevo io degli arieti all'inizio della battaglia. Poi è successo qualcosa. Sono tipo esplosi. Però sono stati i primi a distruggere delle mura. Quindi. Ce la faranno ad arrivare fin laggiù. Vabbè, allora. Io direi che possiamo chiudere qui. Perché non penso comunque che riusciremo a prendere Roma in tempi abbastanza brevi. Quindi io vi direi che possiamo chiudere qui questo video di prova di Renaissance Kingdom Wars. E penso che questa sia la quinta pronuncia diversa che ho dato al titolo di questo gioco. Ma devo dire, mi è piaciuto parecchio. È parecchio bellino, è parecchio carino. Vi dico subito se ha un prezzo già nel negozio o no. No, perché penso che sia. Esatto, la data di rilascio è prevista per il secondo quarto del 2024, quindi in teoria può anche essere abbastanza vicino. Quindi non so se ne varrà la pena a livello di prezzo, però il gioco è molto carino. Se siete fan del genere, se vi piacciono appunto gli strategici in tempo reale con parte gestionale più. Non è a turni, però comunque è più gestibile. Devo dire che mi sta piacendo molto, è molto carino da giocare. Ovviamente, come avete visto, io non sono capace. Ma comunque, se il video è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi per non perdervi tanti altri giochi del genere che di cui ci vengono donate le key. Oppure abbiamo appunto giochi strategici come Ozymandias a turni in cui sono un pochino più capace. Oppure abbiamo tanti altri video sul canale a tema Pokémon, Yu-Gi-Oh!, JoJo, Dragon Ball, chi più ne ha più ne metta. Abbiamo più di 1000 video sul canale, quindi qualcosa che vi piace dovreste trovarlo.
Noi ci vediamo alla prossima, perché questa battaglia sta andando veramente troppo per le lunghe. E ciao ciao gente. E allora, so che io avevo fatto l'outro per questo video, ma sono tornato tipo 40 minuti dopo aver chiuso il video per YouTube in teoria. E questa è la schermata che mi si è presentata davanti. Ho lasciato la battaglia andare avanti tranquilla. E immagino che il mio secondo esercito, che era controllato dalla IA, sia riuscito a conquistare Roma. Non ho idea del come, non ho idea di come abbiano fatto, ma il mio secondo esercito è riuscito a conquistare Roma. Io sarei sicuramente stramorto, ma loro ce l'hanno fatta. Quindi andiamo su mappa mondiale, finiamola in questo modo, finiamola decidendo cosa fare di Roma. Il problema è che non penso avessimo abbastanza fama per conquistarla, quindi... E invece, no, mi servirebbero 50 di fama per conquistare Roma. E... Oddio, la possiamo... Potremmo donarla al re di Napoli. Potremmo donare Roma al re di Napoli. Non la possiamo demolire, vero? Potremmo demolire Roma? Nel senso, è stata una vittoria che non mi sarei mai aspettato. Tanto penso che nel frattempo, nel mentre che ero... Ah no, è passato il tempo nel mentre che ero lì nella battaglia. Infatti, Viterbo è cresciuta, ad esempio. Oh, non ho idea di cosa voglio fare. Purtroppo non la posso conquistare, appunto. Saccheggiarla sicuramente mi dà un sacco di cose. Ascolta. Quando mai avremo l'opportunità di demolire, di radere al suolo Roma? 2000 di cibo, 1000 di legno e 4050 di argento e 15 di fama. Io avrei pensato molto di più, per Roma. Ma... l'ha distrutta permanentemente, ma... Io la vedo ancora qui sulla mappa. Stato pontificio. Possedimenti in Viterbo. Aspetta. No, purtroppo non me la fa ancora attaccare Viterbo. Quanto deve passare? A questo punto voglio chiuderla eliminando il Papa. Per sempre. Conscience avant. Our Lord commands again. Mars to his sword. Ma io tra l'altro non riesco a capire come abbia fatto l'esercito secondario a fare tutte queste cose in cioè veramente è stato clamoroso l'esercito secondario. Aveva fatto qualsiasi tipo di arma, di unità. Aveva fatto crescere la popolazione. Boh, l'ho detto, io non sono capace in questi giochi. Ok, passa un mese. Viterbo però ancora me la dà in quel modo. Qui vedi, cioè sono le rovine quelle, quindi mi stanno a significare che queste sono le rovine di Roma. 107 è diventata la forza di questa cosa. Non ho idea però del perché, del come è successo. No, me la fa attaccare. No, non c'è nessun esercito vicino. Oh no. Stanno... un sacco di cose stanno marciando sulle mie città. Niente, non riusciremo ad eliminare il Papa. Quindi chiudiamo qui il video. Vi rinnovo tutto quello che ho detto prima. E niente, abbiamo conquistato Roma però. L'abbiamo anche rasa al suolo. Meglio di così. Ciao ciao gente.